ringrazio in particolar modo le compagnie di carristi che hanno potuto. Qui abbiamo il nostro assessore campagna che parla. Questi totem all'interno dei nostri benefici pubblici. Questi qui l'amministrazione sono i vari commercianti e i vari produttori agricoli. Qui c'è un mercatino, qui abbiamo l'Unicef. Dal punto rosso che si è ambientato nel nostro ambiente e tutte le conseguenze a questo problema del punto eruolo rosso. L'unica cosa che viene prevista purtroppo è l'abbattimento e lo smaltimento di delle piante affette dal punto eruolo rosso e quindi battaglia dei fiori dei bimbi, il nostro interesse dei invece cercare e trovare abbiamo una strategia collettiva che possa avere caristi. Più ampio respiro per poter preservare, conservare le nostre palme che caratterizzano il nostro territorio, essendo state impiantate nel XIX secolo. Abbiamo delle si cerca di avere piramidi dolomitiche, fatti con i fiori. Qui rappresenta l'Olanda, laggiù rappresentava l'Italia, adesso andiamo a vedere l'Olanda. Comunque la collaborazione anche delle amministrazioni degli enti limitrofi al nostro territorio, come la Costa Azzurra e il Vargo. Ci avviciniamo, vediamo questi qua che sono fatti con i garofani. Qualcosa di veramente bello, guardate qua. Questo è niente. Adesso lascio la parola abbiamo la città vecchia raccontarci qualcosa su questo posto egiziano, su questa possibile soluzione. Grazie. Infatti abbiamo Faraone, tutti sono cittadina di Bordighera, chiaramente mi seguo da molto vicino il problema dell'infestazione drammatica del punto della devastazione delle palme. I carristi sono della gente veramente brava e negli ultimi mesi sono stata in qualche modo adottata, siamo stati, nel senso io come rappresentante di questo qui ricorda un po' la Cina e questo percorso in 2 anni mi ha dato modo di conoscere uno scenario piuttosto importante su quella che è stata la gestione di questo grave problema nel nostro territorio e che ha determinato e sta determinando la perdita di un paesaggio che è assolutamente un patrimonio, un bene comune di tutti noi. Il panda. Adesso quello che noi vogliamo fare, questo evento è stato organizzato in modo in Messico. Quindi quello che abbiamo pensato di fare è di proporre innanzitutto un video che abbiamo prodotto come collettivo mediterraneo con la regia di Simone Caridi e che si intitola proprio Fermiamo la strage delle palme. Questo video è stato realizzato, vi dico solo due parole su questo, è stato realizzato a fine gennaio 2016, quest'anno, in concomitanza con un convegno che abbiamo tenuto, una riunione pubblica di sensibilità. Ha voluto essere momento di denuncia, ma qui abbiamo la Francia. Da 2 anni e mezzo a questa parte è sempre stata propositiva. In particolare io ho avuto qui abbiamo l'uva, la lavanda per ricordare i profumi, con le corbelle inventate dai francesi. Lavora per l'Istituto Nazionale di Ricerca Agronomica. Qui gli Stati Uniti. Qui nativi americani, pelle rossa, l'aquila di una pescatrice. Praticamente vive in mezzo alle palme, quello che è il primo palmetto storico d'Europa e patrimonio dell'umanità. Il nome di questo ricercatore è Michel Ferry, lo vedete appunto nel video che stiamo per presentare. Lui conosce molto bene il nostro territorio dall'inizio degli anni 2000, la Russia, e lo conosce molto bene perché il nostro territorio ha sempre avuto una valenza comunque una grande arte dal punto di vista del patrimonio, che è un peccato che si vada a perdere se non riescono a fare di nuovo la battaglia dei fiori. Noi diciamo che avete di Emilia Sanremo, ovviamente non solo, allora,
gennaio abbiamo deciso di compiere una passeggiata sulla via romana di Bordighera, dove purtroppo la devastazione sta seguendo una curva esponenziale. Abbiamo fatto questa passeggiata partendo, diciamo, da ovest fino a est, al palmetto del Parco Winter, e abbiamo fatto, il video sarà in francese e in italiano con i sottotitoli, abbiamo fatto questa sorta di intervista a tappe passeggiata per mostrare la situazione e anche per spiegare quella che è la proposta, diciamo, di ultima chance. E qui la Spagna con una stilizzazione magnifica di un torero e di un toro. I produttori agricoli. Adesso farei partire il video e poi questo vuole essere, per questo video ci sono anche due video produttori che riguardano la situazione. Ed è un po' tutto questo che fa parte. Più che altro serve per ricordare, per far vedere i bimbi com'era la battaglia dei fiori. Responsabile è il signor Domenico Riccioli. Ah, ecco, però mi spiego anche qualcosa che dobbiamo dire. Ci sono degli sponsor che sono stati molto vicini a questa manifestazione ed è giusto ricordarli. Tra grandi sponsor. Petali di rose, queste qui sono petali di rose, altri bimbi, le persone che seguono. Ciao. Va già bene che sono stati in ordine a Ventimiglia. Ci sarà una serata
classica, ormai tradizionale, la serata, diciamo, nostalgia di Ventimiglia, la serata dedicata agli Spantegai, a quelli che partiti da Ventimiglia sono andati a vivere altrove e tradizionalmente nel Mediterraneo tornano a Ventimiglia per trascorrere un periodo di vacanza nella loro città di origine. E quindi l'appuntamento è per tutti per lunedì 1 agosto al Forte dell'Annunziata. Ogni carro è seguito da molte persone. Qui abbiamo il carro degli alpini. Bella che la città, quando si organizzano queste manifestazioni, risponde sempre.
dei bimbi. La presentatrice. Partenza di queste lampade cinesi, una cosa molto semplice, c'è un lumino dentro che crea aria calda. Siamo stati noi che abbiamo, ci siamo inventati questa cosa. Molto bravi. È sempre un'idea in più che aiuta nelle feste. È una gioia. Sì, è vero. La gioia. La spalla della mia. Sono contenta. Si gonfia completamente. Io ne ho fatte qualcuna. Speriamo che sia la verità. Guarda un po'. Sì, questo è meglio. Adesso va. È andato. Guarda, è tutto così. Questa è e questa è l'onus che crea queste lanterne volanti del cielo. E con queste lanterne, un augurio, abbiamo raccontato la battaglia dei fiori dei bimbi al prossimo anno.